E allora in apertura abbiamo detto dell'importanza delle mosse delle banche centrali e proprio di questo parleremo con Gianfranco Fabi, soprattutto ecco della polemica che ha investito la Banca Centrale Europea e la numero uno Christine Lagarde per la volontà espressa ecco, di proseguire con la stretta monetaria anche nel 2023, una mossa quindi molto aggressiva che è stata interpretata come minacciosa da alcuni paesi dell'area euro, soprattutto ecco, quelli che sono più in difficoltà, che hanno un elevato debito pubblico come l'Italia. E allora cercheremo di capire chi ha ragione e chi ha torto rispetto appunto alle mosse, alle prossime mosse delle banche centrali. E lo faremo appunto con Gianfranco Fabi, che saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Grazie mille, grazie per l'invito e buon lavoro a tutti e a quanti ci ascoltano. Molti analisti dicono che in realtà questa stretta monetaria decisa dalla Banca Centrale Europea non è la cura, non è la medicina giusta nei confronti di un'inflazione che, a differenza degli Stati Uniti, non è un'inflazione da surriscaldamento della domanda, ma un'inflazione importata. Ecco, innanzitutto, che cosa ne pensi di questo punto centrale della vicenda? Ma indubbiamente hai molto ragione nel dire che l'inflazione è una brutta bestia e non si sa bene da cosa derivi fino in fondo. L'inflazione non deriva da una sola ragione, non c'è una ragione monetaria, non c'è solo una ragione, diciamo così, di carattere strutturale, sono tante ragioni insieme che messe appunto una a fianco all'altra, una sopra l'altra, hanno provocato la situazione attuale. E quindi si può capire come la BCE sia diventata un facile bersaglio in questa situazione, un facile bersaglio perché la politica monetaria ha in fondo un ruolo abbastanza marginale se l'inflazione è un'inflazione provocata da elementi di economia reale, come di fatto è avvenuto per esempio con la crescita dei prezzi dell'energia. E quindi la BCE può fare poco, ma invece può fare molto se l'inflazione fosse dovuta a un eccesso di liquidità, come di fatto c'è stato, perché la liquidità è aumentata particolarmente negli anni scorsi, quando sono appunto allentate le strette anche nei bilanci statali per far fronte all'emergenza del Covid, della pandemia. Ecco, quindi ci sono questi elementi di fondo e a cui si aggiunge un po' il fatto che l'inflazione europea è diversa da quella americana, è un'inflazione che è giocata più sul fronte interno, che è giocata più su elementi di rigidità del sistema. Pensiamo all'Italia, alle rigidità che ci sono in Italia sul fronte della concorrenza, sulla difficoltà di far avanzare appunto dei meccanismi di concorrenza in grado di sollecitare appunto un maggiore controllo dei prezzi. E poi c'è il fatto che la stessa BCE non ha più la granitica unità che c'era ai tempi di Mario Draghi, che molti rimpiangono. Ormai tutti parlano e dicono cose anche diverse. Basta guardare su un motore di ricerca e sentire le notizie sulla BCE ed ecco che si parla delle dichiarazioni di uno dei componenti, della dichiarazione del presidente, del vicepresidente, del capo ufficio studi, tutti che dichiarano qualcosa e nessuno che dichiara qualcosa di sicuro. Tutti dicono: beh, guardiamo in avanti, stiamo i fatti, prenderemo delle decisioni conseguenti su questa prospettiva. Quindi ecco, la BCE diciamo è un momento di debolezza in questa fase e quindi si può capire che ci sia una concentrazione di temi e di problemi e anche di polemiche, soprattutto da parte dei paesi più deboli, perché hanno il debito pubblico più elevato come quello italiano. Certo, ecco, hai utilizzato un'espressione, Gianfranco, hai detto che la BCE è diventata un bersaglio facile, ecco, un bersaglio anche dal punto di vista della politica, perché ricordiamo le dichiarazioni pesanti, ecco, che sono arrivate appunto anche dall'Italia, da alcuni esponenti come Crosetto, Patuanelli e la stessa Giorgia Meloni, che hanno aspramente criticato appunto questa diciamo volontà da falco che la Christine Lagarde, la BCE, insomma, continua così a ribadire. E anzi, ti leggo proprio le parole della nostra Premier, la quale sottolinea che le strette monetarie rischiano di affossare i fondamentali dell'economia dell'area euro. Ecco, secondo te ha ragione questa aggressività della Banca Centrale Europea? È eccessiva e rischia anzi non di migliorare la situazione, ma addirittura di peggiorarla?
Ma indubbiamente le critiche da parte di un paese come l'Italia possono essere anche in un certo senso attese, perché l'Italia deve difendere appunto la propria credibilità, deve difendere anche la credibilità di un governo nuovo, di un governo che ha iniziato ad agire e che si trova in una situazione che sul fronte economico è ereditata in gran parte dal passato. Il debito pubblico è una responsabilità non certo dell'attuale governo, ma di decenni, di diversi governi di centro, di destra e di sinistra che sono vicendati nella realtà italiana e che hanno portato a crescere appunto un debito pubblico che è ormai il maggiore europeo dopo la Grecia. Ecco, su questo fronte quindi si può capire che ci sia appunto la preoccupazione di una crescita dei tassi di interesse che possa portare a un aumento del costo del debito, del servizio del debito, e quindi a una riduzione dei margini di manovra all'interno, perché più si spende per sostenere il debito, per mantenere appunto la sostenibilità del debito, più si deve intervenire tagliando quelli che sono i costi sul fronte del bilancio pubblico. Ecco, quindi indubbiamente una stretta monetaria in questa fase non agevola la politica monetaria, la politica economica all'interno, e quindi sono critiche che si possono capire. Però del resto bisogna anche tener conto che la BCE è una struttura che deve guardare all'insieme dell'economia europea e deve guardare anche all'insieme dei dati e delle strutture europee, con un'inflazione che appunto nell'ambito europeo è vicina al 10% e che è certamente ancora molto più alta del livello attuale dei tassi di interesse che sono, ricordiamo adesso, quelli ufficiali attorno al 2% dopo mesi e anni di tassi negativi. Quindi adesso siamo in una situazione di sostanziale normalità di politica monetaria e prossimamente quello che è atteso è una prosecuzione appunto dell'aumento dei tassi di interesse, ma non più con la rapidità e con la forza e con l'ampiezza che c'è stata nei mesi dell'anno scorso. Chiaro. Quindi sotto questo fronte le critiche sono comprensibili sotto un certo profilo, ma difficilmente accettabili guardando all'insieme della politica europea, che deve muoversi secondo logiche che sono di stabilità complessiva. Ecco, non dimenticando poi che ci sono elementi interni di inflazione in Italia. Ricordavo prima la scarsa concorrenza che c'è in alcuni settori, ma non si può dimenticare per esempio che uno degli elementi che hanno portato a un rialzo dei prezzi in Italia negli anni scorsi è stata quella scelta del super bonus edilizio, che ha fatto scattare in avanti i prezzi di tutte le componenti dei costi legati all'edilizia, perché appunto è stato una soppressione del mercato. Quando il mercato è fatto da due persone, ma che non devono badare al prezzo di quanto si scambiano, ecco che il prezzo inevitabilmente tende a salire. Se paga sempre lo Stato, è chiaro che i prezzi tendono a salire, e così è stato. E da quello, da 2 anni fa, è scaturita un po' una corsa dei prezzi che poi appunto stiamo pagando in questo senso. E infatti Gianfranco, ecco, forse non è un caso che il dato sull'inflazione in Italia è quello che rispetto alla media europea tende a calare con minore forza, perché abbiamo visto insomma i dati della Germania, della Francia, della Spagna, anche della Gran Bretagna, che sono migliorati in maniera sostanziosa. Invece l'ultimo dato che riguarda l'Italia, beh, siamo passati dall'11,6 dall'11,8 di novembre all'11,6 di dicembre, e quindi ecco, come mai, ecco, ti chiedo, in Italia l'inflazione fatica così a scendere? Beh, in parte ce l'hai spiegato, se vuoi completare il discorso. No, indubbiamente ci sono dei fattori interni, dei fattori determinati dalle politiche che l'Italia ha fatto o che non ha fatto. Politiche che ha fatto, come ricordavo prima, il superbonus edilizio, che ha avuto magari il merito di rilanciare l'edilizia, ma però ha drogato il settore e ha fatto sì che i prezzi di tutte le componenti edilizie crescessero in maniera incontrollata, appunto perché non c'era nessun interesse da parte delle parti in causa a tenere bassi i prezzi, perché tanto era lo Stato poi che pagava in fondo quello che era necessario da pagare. E quindi sotto questo profilo ci sono poi degli altri elementi: la scarsità di concorrenza all'interno della realtà italiana, la scarsità di concorrenza in molti settori. Abbiamo vissuto appunto le polemiche che ci sono state
quando si è trattato di liberalizzare settori come quelli dei taxi o quelle delle concessioni balneari, ma ci sono altri settori in cui la concorrenza è ancora limitata, le difficoltà di avere delle concessioni, per esempio negli esercizi commerciali e così via. Quindi ci sono dei fattori interni che poi sono dimostrati dai fatti, portano l'inflazione a livello più alto rispetto agli altri paesi dove questi fattori appunto sono più controllati. Per ora non c'è una grossa spinta sul fronte dei salari, però su questo bisogna appunto attendere poi il rinnovo dei contratti, bisogna attendere le trattative che sono in corso. Ci sarà indubbiamente nei prossimi mesi una spinta anche sul fronte salariale, il rischio che si inneschi appunto quella spirale prezzi salari che è una delle componenti più temibili sul fronte dell'inflazione. Sì, l'ha sottolineato proprio, ecco, la Banca Centrale Europea, che la spirale inflattiva potrebbe essere innescata in maniera più vivace ancora proprio dall'aumento dei salari, facendo riferimento soprattutto ai numeri che riguardano la Germania, forse ecco meno l'Italia, perché abbiamo fatto proprio un approfondimento dove si diceva che i salari in realtà nel nostro paese, soprattutto rispetto a una decina di anni fa, continuano a calare. Anche qui emerge ancora, insomma, la difficoltà di trovare un equilibrio tra situazioni economiche molto differenti tra i vari paesi. Gianfranco, volevo tornare sulle polemiche, perché appunto abbiamo parlato delle parole anche di Crosetto, di Patuanelli, della Premier Meloni, mentre c'è una voce fuori dal coro, quella di Mario Monti, l'ex Premier, che dice in realtà la BCE, ecco, deve essere lasciata in pace, soprattutto non ci devono essere ingerenze della politica nei confronti dell'economia. Che cosa ne pensi? Ma indubbiamente la grande saggezza di Mario Monti sottolinea un dato fondamentale, che è l'indipendenza delle banche centrali, un'indipendenza conquistata forse a fatica ma nel corso dei decenni, che è rispettata in tutto il mondo occidentale con qualche eccezione, qualche limitazione, però sostanzialmente le banche centrali dovrebbero essere indipendenti dal potere politico, essenzialmente perché le banche centrali difendono il valore della moneta. Il valore della moneta è un valore che va al di là delle parti politiche, delle politiche che invece mirano a cercare il consenso, che mirano a cercare appunto l'attuazione di politiche economiche destinate poi a sollecitare appunto le persone a garantire le votazioni, a garantire il consenso durante le elezioni politiche. Quindi il valore della moneta è un valore superiore a quello della politica di breve periodo, e quindi è giusto tutelare l'indipendenza delle banche centrali, anche se ovviamente le banche centrali hanno un ruolo che deve essere coordinato con quello dei governi, perché i governi devono anche fare in modo che non disfino di notte quello che le banche centrali fanno di giorno, cioè con delle politiche di bilancio, con delle politiche fiscali che siano eccessivamente espansive e che appunto facciano crescere i debiti che poi diventano difficilmente controllabili. Chiaro. Quindi su questo fronte indubbiamente l'indipendenza della banca centrale è importante, però ecco, è importante anche la credibilità della banca centrale. Ecco, appunto Gianfranco, la credibilità, ma qui insomma le banche centrali, qualche cantonata, utilizzo questo termine un po' colorito, l'hanno già presa in passato, soprattutto nell'individuare la portata e la durata dell'inflazione. Se continuano a sbagliare le mosse, soprattutto nella gestione poi dell'equilibrio tra la lotta all'inflazione e l'innesco di una recessione, ecco, la Banca Centrale Europea, in particolar modo la Lagarde, quanto si giocano in termini di credibilità? Beh, si gioca molto, perché la stessa Federal Reserve americana ha peraltro sbagliato le proprie previsioni. Ricordiamo, l'anno scorso eravamo invasi da dichiarazioni che dicevano: ma l'inflazione è una cosa momentanea, durerà qualche settimana, qualche mese, ma poi tornerà a livelli precedenti abbastanza rapidamente, cosa che non è avvenuta. Si è dimostrata un'inflazione invece molto più difficile da contrastare. Adesso, dopo gli ultimi mesi, sembra che il picco sia stato superato e si sia un lento ritorno alla normalità, ma anche la stessa Banca Centrale non sa fare delle previsioni, ma anche perché delle previsioni non si possono fare in maniera credibile. Fare le previsioni, anzi, è facile, indovinarle è molto più difficile, anche perché
le componenti in gioco in questa fase sono molte, non sono sotto il controllo praticamente di nessuno. Si va dalla scoperta di nuove fonti energetiche al dramma dell'Ucraina, dell'aggressione della Russia all'Ucraina, che potrebbe comunque avere una conclusione entro un periodo di tempo, se non breve, almeno medio lungo. Ecco, sotto questo punto il futuro non è difficile da intravedere, però ecco, quello che ci vuole è la capacità di avere quello che dicevo, che giustamente riflettevi, è quella credibilità di fondo che la banca centrale deve essere disposta anche a modificare le proprie scelte sulla base dei dati, sulla base della realtà, immediata e della realtà immediatamente prevedibile a breve termine. Non essere legata appunto a emozioni del momento oppure a delle retoriche del momento che possono dire: beh, in questo momento ci vuole una politica restrittiva, vado avanti comunque e qualunque cosa. Certo, con il paraocchi. Infatti, ecco, c'è stata proprio ieri pomeriggio l'indiscrezione di Bloomberg, secondo cui, ecco, questa retorica, insomma, della politica aggressiva da falco da parte della BCE starebbe un pochino rientrando proprio in virtù dei dati positivi che arrivano sull'inflazione e anche dal calo naturalmente del costo dell'energia. Vedremo, mancano 15 giorni, praticamente 2 settimane alla riunione della Banca Centrale, e vedremo lì quali mosse verranno prese. Ecco, io mi riallaccio a una tua considerazione che hai fatto in precedenza, Gianfranco, citando Mario Draghi, perché appunto in questa situazione di incertezza c'è chi invoca addirittura un ritorno di Mario Draghi in una qualche veste alla BCE, ora che è un disoccupato di lusso, e arrivano un po' endorsement da ogni parte per l'ex premier. Ti leggo, ecco, cito testuale dal Sole 24 Ore: se in passato avevamo avuto nostalgia di Draghi alla guida della BCE quando era capace di drastici interventi nei momenti di maggiore difficoltà, a maggior ragione avremo oggi più che mai bisogno a Francoforte di Super Mario in cerca appunto di un'occupazione dopo aver lasciato Palazzo Chigi. Ecco, Mario Draghi che torna alla BCE, solamente una suggestione oppure è una possibilità concreta secondo te? No, mi sembra una suggestione, mi sembra un pensiero, diciamo, un pensiero stupendo, possiamo dire, riecheggiando una canzone, ma è difficile, perché vorrebbe dire sconfessare completamente l'attuale dirigenza della BCE, e questo colpirebbe in fondo la credibilità dell'istituzione, e quindi lo stesso Draghi sicuramente non accetterebbe di ritornare in quell'incarico in queste condizioni. Ormai c'è una dirigenza della BCE che sta facendo un lavoro, direi che è giusto criticarlo, perché in fondo siamo in un paese democratico e libero, e le critiche sono giuste e certe volte anche doverose, però è giusto anche rispettare la competenza, rispettare la credibilità e dare atto appunto a un'istituzione del proprio ruolo all'interno di una situazione come quella europea. Certamente tutti ricordano i whatever it takes di Mario Draghi, sì, quando sono bastate quelle poche parole per cambiare il corso dei mercati senza che ci fosse nessun intervento concreto, nessuna mossa concreta, né sul fronte dei tassi, né sul fronte della liquidità, né sul fronte di altri interventi che poteva fare la Banca Centrale. Ma è bastato che si fosse dichiarata appunto la disponibilità a fare qualunque cosa fosse necessaria, perché qualunque cosa fosse necessaria non dovesse poi verificarsi. Ecco, quindi c'è certamente un po' di nostalgia per una credibilità unita a una capacità anche di visione, perché poi in fondo in quegli anni si sono superate delle crisi anche difficili, si è dato atto appunto alla Banca Centrale di aver consolidato la propria presenza all'interno di un sistema che appunto poi è un sistema abbastanza giovane, è da poco maggiorenne il sistema dell'euro, e quindi è un sistema che è ancora un sistema che non ha certo la forza e la credibilità che potrebbe avere appunto una banca centrale come quella americana. Certo. Ecco, quindi lasciamo lavorare la Lagarde, però non facendo mancare le critiche dei pungoli, perché l'azione sia un'azione seria, ma direi forse, ecco, è meglio evitare i sogni di un ritorno al passato.
Sì, anche se hai sottolineato giustamente la capacità, la grande capacità comunicativa di Mario Draghi, che con una formula che ormai è rimasta impressa nell'immaginario, il whatever it takes, ha cambiato insomma le sorti poi dell'economia dell'Eurozona, e capacità comunicativa che probabilmente manca un po' a Christine Lagarde, perché questo, lo ricordiamo, è un compito anche quello della Banca Centrale, che non si basa solamente sulle mosse concrete, ma anche sulla capacità di comunicarle ai giornalisti e al pubblico, quindi naturalmente anche ai mercati. Vedremo naturalmente l'evoluzione della situazione. Io ti ringrazio davvero, Gianfranco, per la tua analisi, e naturalmente ci ritroviamo presto qui sulle fonti per continuare a parlare di politica economica. Grazie ancora a Gianfranco Fabi. Grazie mille, grazie, speriamo di aver dato delle aspettative almeno positive, perché le aspettative sono fondamentali nella logica dell'economia, nella logica della crescita. Certo, insomma, per i mercati che vivono anche di aspettative e di psicologia, sicuramente questo è fondamentale. Grazie ancora al nostro editorialista economico Gianfranco Fabi.